Buon pomeriggio. Dato che la settimana scorsa sono stata interrotta mentre registravo questo tutorial, oggi ci riprovo, speriamo in bene. Ho tentato di creare qualcosa di un po' diverso dal solito, ovvero dal mio solito. Cioè un look molto colorato. Non so se qui si vede bene, comunque c'è del verde, del blu, un po' di nero qui, arancio, giallo chiarissimo e del viola sotto la rima inferiore. Se vi interessa sapere come ho fatto a creare questo look, continuate a seguire il video. Parto applicando su tutta la palpebra mobile una base cremosa e utilizzerò questo che è uno dei nuovi ombretti della Kiko. Questo è il numero 09 ed è un verde brillante. Lo applico in quantità abbastanza generose e cerco di sfumarlo il meno possibile in modo da mantenere questo bellissimo colore. Quindi lo sfumo un pochino col dito. Sopra la base, con un pennello piatto, applico un pigmento verde smeraldo e io utilizzo questo mint green della Berry M. Lo tampono bene su tutta la base verde che abbiamo applicato prima. Dopodiché prendiamo un colore blu abbastanza intenso e io utilizzerò questo della 88 colori. Lo applico oltre la piega con un pennello tondo. Mi fermo più o meno a metà dell'occhio perché poi da qui in poi voglio applicare l'arancione. Sempre dalla palette 88 adesso prendo un colore appunto arancio, non troppo acceso perché sennò qua diventiamo come Moira Orfei, e io utilizzerò questo. Lo applico con il pennellino piatto di prima ripulito dal verde e praticamente congiungo l'angolo interno dell'occhio al blu che abbiamo appena finito di applicare. Sfumo leggermente tra i due. Ora prendo un altro pigmento della Berry M, questo è un nero con leggeri riflessi verde scuro e si chiama Petrol Black. Lo prendo con un pennello a pennarello. E se riesco a aprire la bustina, lo applico nella piega della palpebra. Dopodiché lo sfumo con il pennello per sfumare. Come highlighter utilizzo un pigmento della MAC che si chiama Gold Dusk, che è un giallo oro chiarissimo. Lo applico con un pennello piatto piuttosto grosso sotto l'arcata sopraccigliare. E lo sfumo nel blu.
Per la rima inferiore prendo un colore viola, sempre dalla palette 88 colori, questo, e lo applico con un pennellino a lingua di gatto dall'esterno fino circa ai 3/4. Illuminiamo l'angolo interno con un pochino di Gold Dusk e lo uniamo qui al viola. Contorniamo l'occhio con una matita nera, io utilizzo la Feline di MAC. Penso che ormai avrete capito tutti che non sono in grado di fare la codina direttamente con la matita, quindi la sfumiamo e la portiamo all'esterno con il solito pennellino. Applichiamo la matita anche nella rima interna inferiore. E passiamo abbondante mascara nero su ciglia inferiori e superiori. Dato che gli occhi sono già così carichi, per le guance scelgo un colore abbastanza neutro e quindi prenderò questo rosa che qui sembra fortissimo, in realtà è un rosa quasi carne dalla palette 10 blush della Zoeva. E lo applico in maniera molto leggera. Lo stesso discorso vale per le labbra, quindi utilizzo un rossetto dal colore nudo e questo è Barely Lit della MAC. E gli diamo un tocco di luce con un pochino di gloss rosa, questo è un super gloss della Kiko. Eccoci qua, abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuto. Se avete voglia di darmi un parere sulle luci, dato che ho tentato di cambiare qualcosa, non so se si vede, comunque fatemi sapere. Ciao ciao!